Ciao a tutti e benvenuti ad un nuovo appuntamento qui sul canale Piccole Creazioni Creative. Bentornati se siete tra quelli che mi seguono già da un po', benvenuti se è la prima volta che capitate qui sul canale. Oggi voglio dedicare un breve video tutorial al chiacchierino, ma in questo caso mi rivolgo principalmente ai principianti oppure a chi ancora ha qualche dubbio per quanto riguarda la lavorazione base del chiacchierino. Oggi andremo a realizzare un piccolo modulo a fiorellino, perfetto per chi vuole cominciare a lavorare con questa tecnica, ma lo utilizzeremo per capire un aspetto un po' più preciso del chiacchierino, ovvero vi mostrerò come capire quando è necessario voltare il lavoro durante la lavorazione. Questa è una domanda che viene fatta spesso, perché può creare un po' di confusione. Vi mostrerò delle piccole regole che vi aiuteranno a dissipare i vostri dubbi. Vi mostrerò due diversi casi e andremo a realizzare un piccolo modulo che può poi essere utilizzato come pendente, come elemento per gli orecchini o per quello che vorrete. Io utilizzerò come al solito un filato base, una misura numero 5, comoda da vedere in video, e il rispettivo ago da chiacchierino che come vedete ho già infilato. Ho infilato l'ago da chiacchierino e lascio una coda non tanto lunga, diciamo una cinquantina di centimetri, perché il modulo che andiamo a realizzare non ha tanti elementi. Il primo passaggio che andremo ad eseguire sarà un anellino. E una regola base di cui vi avevo già parlato sul mio blog, in un post dedicato sul mio blog, vi metto il link in descrizione e potete così andare a vedere alcuni consigli utili per lavorare bene a chiacchierino. Vi avevo già detto che nelle lavorazioni in cui abbiamo una perfetta alternanza tra anellini e archetti, in quel caso avremo una regola empirica, ma visto che funziona, secondo la quale gli anellini saranno sempre sul dritto del lavoro, mentre gli archetti verranno lavorati sempre sul rovescio del lavoro. Ovviamente questo è vero nel momento in cui noi cominciamo a lavorare un elemento a chiacchierino, un modulo a chiacchierino, partendo dagli anellini. Dovremo ragionare al contrario nel caso più raro in cui partiremo lavorando un archetto. Comunque, generalmente noi partiamo lavorando degli anellini, quindi quando partiremo lavorando con gli anellini e avremo un'alternanza perfetta anellini-archetti, in quel caso l'anellino si verrà lavorato sul dritto del lavoro, mentre l'archetto verrà lavorato sul rovescio del lavoro. Cominciamo con un esempio pratico in modo che sia più facile da capire. Zoom un pochino. Allora, in questo caso, come vi ho detto, faremo un piccolo fiorellino e lo andremo a realizzare cominciando con un archetto così composto: 5 nodi doppi, un picot, 5 nodi doppi e chiudiamo ad anello. Come vedete, ho realizzato la sequenza di nodi. E 5 nodi doppi, un picot e 5 nodi doppi. A questo punto devo chiudere ad anello. Trattandosi del mio primo elemento, vado a tirare la codina, come al solito, la codina del filo, lasciandone un pezzettino piccolo in modo che non esca dalla cruna dell'ago, e vado a spingere, come al solito, delicatamente i nodi verso il basso. Si forma, come al solito, il cappietto, come vi ho mostrato anche nel modulo Josephine, va considerato come il primissimo tutorial da seguire quando si vuole imparare il chiacchierino. Comunque vi lascio anche il link a questo video in descrizione. A questo punto si è formato il cappietto, inserisco l'ago nel cappietto e chiudo il mio anellino. Già a questo punto
trovandomi in questa situazione, mi avvicino un po' così magari vedete meglio. Già arrivati a questo punto, noi possiamo vedere un primo esempio di quando è necessario girare il lavoro. Allora, in questo caso l'anellino, come vi ho già detto, si trova sul dritto del lavoro. Come capisco se mi trovo sul dritto o sul rovescio del lavoro? È molto semplice, basterà andare a guardare la base dei picot. Se alla base dei picot sono visibili le teste dei nodi, come in questo caso, allora vorrà dire che io mi trovo sul dritto del lavoro. Se invece le teste dei nodi non sono visibili, come posso vedere se giro il lavoro, vedete? Allora in questo caso vuol dire che mi trovo sul rovescio del lavoro. Comunque riporto il lavoro sul dritto, questa è la situazione in cui mi trovo. A questo punto dovrò andare ad eseguire un archetto. Siccome vi ho detto che nel caso in cui si abbia una perfetta alternanza di anellini e archetti bisogna girare il lavoro quando vado ad eseguire gli archetti, quindi adesso è il momento di girare il lavoro, come faccio? Allora io ho un modo di fare nodi che in automatico fa girare il lavoro. Quindi che cosa succede? Io sono sul dritto del lavoro, devo portarmi sul rovescio, vado un pochino indietro, cosa faccio? Vado a incrociare i fili della mia lavorazione, il mio elemento si gira sul rovescio, vedete? Vi faccio rivedere il movimento, ero così, vado a incrociare i fili, a questo punto mi si è formato questo cappietto, vado a infilarmici dal basso, quindi chiudo. In questo modo, nel momento in cui io vado a fare il nodo, in automatico, come potete vedere, mi avvicino un pochino così magari lo notate meglio, come potete vedere, avendo fatto il nodo in questa maniera, l'elemento si è girato, quindi io adesso mi trovo sul rovescio del lavoro, che è dove devo andare ad eseguire i miei archetti. L'archetto, dal momento che dobbiamo eseguirlo, cioè questa parte della lavorazione dobbiamo eseguire un archetto, andiamo a montare sul lago questa sequenza di nodi molto semplice. 6 nodi doppi, un picot, 6 nodi doppi e chiudo d'arco. Ho montato i nodi necessari sull'arco, a questo punto tiro semplicemente i nodi verso il basso e sfilo il filo dell'ago in modo tale da chiudere l'arco. Come al solito appiattisco bene i nodi tra le dita e mi trovo in una situazione simile a quella di prima. L'unica differenza è che gli elementi sono posizionati nella maniera in cui nella maniera giusta. Quindi mi trovo ad aver quasi chiuso l'arco, come prima, siccome l'elemento successivo che dovrò andare a realizzare sarà un anellino, e seguo il nodo nel modo in cui vi ho mostrato, quindi incrocio i fili, i due elementi si girano, quindi torno sul dritto del lavoro, infilo l'ago nel cappietto che si è formato e faccio un nodo. Facendo così, gli elementi si ruoteranno, mi troverò nella posizione corretta ogni volta che devo andare a realizzare un elemento. Quindi gli anellini si troveranno sul dritto del lavoro, mentre gli archetti si troveranno sul rovescio. Basterà guardare, come vi ho detto, la base dei picot. Sull'anellino si noteranno le teste dei nodi, sull'archetto le teste dei nodi non saranno visibili, quindi questo vuol dire che l'archetto è stato lavorato sul rovescio. Adesso continuo il mio piccolo fiorellino facendo un altro anello che però andrò ad attaccare al picot, quindi non monterò un picot bensì farò una legatura. Quindi farò come nel caso di prima 5 nodi doppi, una legatura nel picot che ho fatto prima,
5 nodi doppi e chiudo ad anello. Ho montato i nodi, come al solito chiudo il mio anellino e nel momento in cui devo andare a fare il nodo di chiusura, come al solito incrocio i fili, l'elemento gira e faccio il nodo. In questo modo io sarò sicura di avere sempre il lavoro dal lato giusto, quindi di trovarmi nella posizione giusta. Stessa cosa di prima, faccio 6 nodi doppi, l'archetto, quindi con 6 nodi doppi, un picco, 6 nodi doppi e chiudo d'arco. Ho montato i 6 nodi doppi e adesso chiudo il mio archetto. Anche in questo caso l'archetto si trova sul rovescio del lavoro, perché lo vedete dagli anellini che sono sul dritto, cioè sul rovescio, scusate, e l'archetto che si vede dal dritto. Come al solito faccio il mio nodo con rotazione, chiamiamolo così. Infilo l'ago e chiudo. A questo punto ho ruotato il lavoro e quindi mi ritrovo sul dritto della lavorazione e vado a eseguire il terzo anellino che sarà sul dritto della lavorazione. Ancora un pochino. Come nel caso precedente, vado a eseguire 5 nodi doppi, un picot che sarà una legatura, 5 nodi doppi e chiudo l'anello. Anche in questo caso chiudo l'anello nel modo consueto. L'anello, come già ribadito parecchie volte, si troverà sul dritto del lavoro, quindi schiaccio bene i nodi, chiudo. E vado a realizzare il nodo di chiusura dell'elemento nel modo solito, quindi il nodo con rotazione. D'ora in poi lo chiamerò o nodo ruotato, lo chiameremo così, per distinguerlo da un altro che vi mostrerò dopo. Infilo nel cappietto e chiudo il mio elemento. Adesso mi trovo ad avere tre anellini con due archetti, devo andare a eseguire altri due archetti e l'ultimo anellino. Quindi in questo caso siamo sul rovescio, dobbiamo fare un archetto, quindi 6 nodi doppi, un picot, 6 nodi doppi. Ho montato i nodi, chiudo l'archetto, schiacciando bene i nodi. A questo punto, dal rovescio del lavoro devo passare al dritto, quindi faccio il nodo incrociato, il nodo ruotato e chiudo. Ultimo anellino, come al solito 5 nodi doppi, una legatura, 5 nodi doppi e chiudo l'anello. Ho montato i nodi, vado a chiudere l'ultimo anellino nel solito modo. Faccio un nodo con rotazione, quindi vado sul rovescio del lavoro e mi appresto a eseguire l'ultimo elemento del mio modulo. Vedete? Ho praticamente quasi finito il mio piccolo modulo. Vi ho detto, questo modulo è semplicissimo ed è perfetto per cominciare la lavorazione a chiacchierino, imparare la lavorazione a chiacchierino. Quindi faccio 6 nodi doppi, un picot, 6 nodi doppi e chiudo ad arco.
tiro bene nodi e vado a chiudere col solito nodo con rotazione il mio archetto. Stringo bene. A questo punto ho realizzato tutti gli elementi, vedete, il mio fiorellino è pronto. Devo andare a bloccarlo, a bloccare l'archetto agganciandomi alla base del primo elemento che ho lavorato, quindi del primo anellino, vedete, in questo punto. Quindi cosa faccio? Semplicemente vado a infilare l'ago e in questo caso vado a realizzare un nodo di chiusura, quindi mi sovrappongo e semplicemente passo l'ago due volte nell'asola che si forma. Chiudo, stringo molto bene e vado a sistemare i nodi e ho così realizzato un semplicissimo modulo a chiacchierino. Questo è il modulo a chiacchierino che io ho realizzato. Zoomiamo un pochino così lo vediamo più nel dettaglio. Allora abbiamo i 4 anellini che sono stati lavorati sul dritto del lavoro e i 4 archetti che invece sono stati lavorati sul rovescio del lavoro. Quindi in questo modo, quando avete una perfetta alternanza tra anellini e archetti, voi riuscite senza indugi a lavorare ogni elemento nella giusta posizione, nel giusto verso. Quindi riuscite a capire più facilmente quando dovete andare a girare la lavorazione. Questo è un primissimo caso che vi mostro, quindi, diciamo, il primissimo tutorial dedicato a questo aspetto della lavorazione, quindi come capire quando voltare il lavoro. Nel prossimo video faremo un altro piccolo modulo molto semplice dove vi mostrerò un'altra tipologia invece di, cioè un altro caso in cui vi potete imbattere e in cui dovrete capire come e quando andare a girare il vostro lavoro. Io come al solito spero che i miei video tutorial vi siano utili. Vi invito, se questo video vi è piaciuto, a supportarmi con un bel mi piace. Iscrivetevi al canale per rimanere sempre aggiornati. Non dimenticate di attivare la campanella delle notifiche perché così saprete subito quando uscirà un nuovo video. E niente, vi invito anche a seguirmi sui social e nel caso in cui ci fossero dei dubbi, scrivetemi pure nei commenti sotto al video, io appena possibile cercherò di rispondervi e di aiutarvi. E vi saluto, vi ringrazio per avermi seguito fino a questo punto del video e vi do appuntamento alla prossima. Ciao!